Salve ragazzi, oggi vi leggerò un racconto del famoso scrittore Koji Suzuki, che sarebbe l'autore di The Ring. Questo racconto è quello che poi darà il titolo a questo nuovo libro, Dark Water. Da qui sono stati tratti vari film, io ho visto solo il giapponese. Avviso chi già ha visto la pellicola che il finale è differente dal racconto, però posso dire di aver apprezzato anche il finale ideato dal regista giapponese. Dark Water, Koji Suzuki, Corpi galleggianti. Yoshimi Matsubara ci ripensò all'ultimo momento e sollevò il bicchiere verso la luce fluorescente della cucina. Ruotandolo appena al di sopra degli occhi, vide galleggiare tante minuscole bollicine, nelle quali sembravano intrappolate innumerevoli particelle di sporco. Poteva trattarsi di un deposito sul fondo del bicchiere, o forse le particelle erano contenute proprio nell'acqua. Non lo sapeva. In ogni caso, rinunciò alla seconda sorsata e con una smorfia versò tutto nel lavandino. Non c'era niente da fare, il sapore era diverso. Ormai erano trascorsi 3 mesi da quando avevano lasciato la loro casa in affitto a Musashino e si erano trasferite in quel condominio di 7 piani, costruito su un'isola di scarica. Eppure non era ancora riuscita ad abituarsi all'acqua del rubinetto. Il primo sorso era automatico, ma poi le sue narici venivano aggredite da uno strano odore. Non di cloro, che le impediva quasi sempre di svuotare il bicchiere. Mamma, andiamo a giocare coi fuochi? Sua figlia Ikuko, che aveva quasi 6 anni, la stava chiamando dal divano del soggiorno. Uno dei suoi amichetti dell'asilo era stato tanto gentile da regalarle alcuni piccoli fuochi d'artificio. Troppo assorta per prestare attenzione alle richieste della figlia, Yoshimi continuò a stringere in mano il bicchiere vuoto, immaginando il percorso che l'acqua doveva seguire per arrivare dal fiume Donè fino al rubinetto. Mentre cercava di ripercorrere il tragitto, confrontandolo con quello di Musashino, alla mente le si presentò un'immagine di liquami neri e disgustosi. Non sapeva esattamente quando fosse stata coperta la discarica, né quale tortuoso percorso seguissero le tubature da un'isola all'altra. Però sapeva da una mappa raffigurante la storia della baia di Tokyo che alla fine degli anni 20 la terra sulla quale vivevano non esisteva ancora. Pensando al terreno instabile sotto i suoi piedi, formato da rifiuti accumulatisi nel corso di diverse generazioni, Yoshimi allentò la presa sul bicchiere. Mamma! Era domenica sera di fine agosto. Vedendo l'oscurità infittirsi, Ikuko si fece più insistente. Senza riuscire a scacciare del tutto il pensiero dell'acqua, Yoshimi si voltò verso il soggiorno. Non c'è nessun posto dove andare a giocare coi fuochi. Il parco vicino al canale di fronte al condominio era chiuso per lavori e nei dintorni non c'erano altri luoghi adatti allo scopo. Yoshimi stava per dire di no alla figlia, quando si rese conto che non erano mai salite sul tetto dell'edificio. Uscirono dall'appartamento e raggiunsero l'ascensore del quarto piano, portando con sé una scatola di fiammiferi, una candela e un sacchetto di plastica con i fuochi. Premettero il pulsante e rimasero in attesa dell'ascensore, che arrivò con un terribile cigolio. Una volta dentro, Ikuko prese a imitare uno di quegli ascensoristi che si trovano nei grandi alberghi. Benvenuta, signora, a quale piano la posso portare? Al settimo, per favore, rispose Yoshimi, stando al gioco. Subito, signora. Con un lieve cenno della testa, la bambina si voltò per premere il pulsante del settimo piano, ma scoprì di essere troppo bassa. Yoshimi non poté trattenere una risatina. Anche in punta di piedi e col braccio allungato, Ikuko
riusciva appena a raggiungere il pulsante del quarto piano con l'indice. Le porte dell'ascensore cominciarono a chiudersi automaticamente. «Peccato», disse Yashimi e premette il pulsante del settimo piano. Per tutta risposta, Ikuko mise il broncio. Il pulsante era piuttosto ruvido al tatto e inconsciamente Yashimi si passò il dito sulla gonna di lino per scacciare la sensazione che le aveva lasciato. Ogni volta che usava l'ascensore, quei pulsanti neri coperti di piccole bolle la deprimevano. Originariamente erano bianchi, ma qualcuno aveva usato una sigaretta per bruciacchiarli tutti, dal primo al settimo. Non era scampato nemmeno uno. Stranamente, il cartello vietato fumare, appeso lì accanto, era rimasto intatto. Ogni volta che si chiedeva che cosa avesse innescato un simile comportamento, le venivano i brividi. Probabilmente si trattava di rabbia repressa contro la società. Ma come essere sicuri che la frustrazione non venisse un giorno indirizzata contro le persone? Più di ogni altra cosa, la terrorizzava il fatto che l'uomo, perché il colpevole doveva essere un uomo, usasse l'ascensore del loro condominio. Da madre single, abituata a pensare sempre al peggio, Yashimi non poteva fare a meno di preoccuparsi. Non per questo, però, sentiva il bisogno di un compagno. Ne aveva avuto abbastanza degli uomini. Nei 2 anni di convivenza col marito non si era mai sentita protetta. Si erano separati 4 anni e mezzo prima, e quando l'anno seguente il divorzio era diventato ufficiale, aveva provato solo un grande sollievo. Le riusciva impossibile adattarsi alla vita con un uomo. Forse era una tradizione di famiglia, giunta ormai alla 3ª generazione, come sua madre e sua nonna. Avrebbe allevato la figlia da sola. Sentiva la mano di Ikuko nella sua. Una volta cresciuta, anche lei si sarebbe sposata e avrebbe avuto dei figli. Ma in un modo o nell'altro, Yashimi sapeva che il matrimonio non sarebbe durato. Quando l'ascensore si fermò e le porte si aprirono, ai loro occhi apparve la baia di Tokyo. Uscirono e diedero un'occhiata al corridoio. C'erano 4 appartamenti a sinistra e 4 a destra, ma sembravano tutti vuoti. Costruito 14 anni prima, il condominio risentiva ancora dello scoppio della bolla speculativa. Qualche anno prima, quando dal nulla era spuntato un progetto per la costruzione di un enorme complesso residenziale, tutti gli edifici della zona erano diventati oggetto di speculazioni edilizie. Gli inquilini del condominio però avevano tenuto duro e le cose erano andate per le lunghe, finché lo scoppio della bolla speculativa non aveva mandato all'aria il progetto. A quel punto, rivendere gli appartamenti già acquistati, circa metà dei 48 disponibili, si era rivelata un'impresa. Alla fine, 20 erano stati messi in affitto a un prezzo decisamente inferiore al valore di mercato. Yashimi lo aveva saputo da un amico che lavorava nel settore immobiliare. Aveva sempre sognato di abitare in un posto con vista mare, così aveva colto al volo l'occasione, lasciando dopo tanto tempo la casa in affitto a Musashino per trapiantarsi in un ambiente completamente nuovo. Su un pezzo di terra rubata al mare. Aveva capito di non poter più vivere in una casa dove aleggiava ancora la presenza del marito. Inoltre, ora che sua madre era morta, Minato World sembrava un luogo più adatto per una madre single e la figlia. Yashimi lavorava per una casa editrice con sede nel vicino quartiere di Shimbashi. La nuova sistemazione, quindi, le avrebbe permesso di risparmiare tempo negli spostamenti e dedicarlo alla figlia. Al momento di trasferirsi, però, aveva scoperto che la maggior parte degli appartamenti erano stati acquistati come investimento. I proprietari non c'erano mai andati a vivere. Così, i locali erano stati in gran parte adibiti a ufficio. Di notte, inevitabilmente, l'edificio si svuotava quasi del tutto. A parte 5 o 6 inquilini single,
L'unica famiglia dell'intero stabile abitava al quarto piano, nell'appartamento 405, quello di Yoshimi. Il portiere le aveva raccontato che fino all'anno precedente, al secondo piano, stava un'altra famiglia con una figlia della stessa età di Ikuko. Poi, in seguito a una qualche tragedia, si erano trasferiti. Da allora, nel condominio, non si erano più visti i bambini. Ciò fino all'arrivo di Yoshimi e Ikuko, 3 mesi prima. Yoshimi esaminò il settimo piano deserto in cerca delle scale. Le trovò subito a destra dell'ascensore. Tra loro e il tetto c'era solo un piano. Salì i ripidi gradini di cemento, tenendo la figlia per mano. Vicino alla sala macchine dell'ascensore c'era una pesante porta di ferro. Non sembrava chiusa a chiave. E quando Yoshimi provò a girare la maniglia e spingere, si aprì con una facilità sorprendente. Definirlo tetto era davvero un'esagerazione. Uno spazio di nemmeno 4 metri quadrati, circoscritto da una ringhiera che arrivava più o meno alla vita, e con un pilastro di cemento in ciascuno dei 4 angoli, doveva tenere d'occhio i cocò. Se si fosse avvicinata al bordo per guardare di sotto, il peso della testa sarebbe probabilmente bastato a farla precipitare nel vuoto. Nel dolce crepuscolo senza brezza, su quella piattaforma proiettata verso il cielo, accesero i fuochi d'artificio. Le scintille rosse delle stelline spiccavano nell'oscurità sempre più fitta. Sotto di loro, sulla destra, le scure acque del canale riflettevano le luci tremolanti dei lampioni. Nella direzione opposta si vedeva il Rainbow Bridge, ormai quasi completato, costruito per collegare Shibaura e Daiba. La cima del ponte sospeso, illuminata da luci di segnalazione rosse, risplendeva anch'essa come un fuoco d'artificio. Mentre Yoshimi si godeva la vista dall'alto, Ikuko strillava di gioia per la vivacità della stellina che teneva in aria. Quando delle 20 o 30 stelline non rimasero che pochi resti carbonizzati, si prepararono a tornare nel loro appartamento. Fu allora che se ne accorsero, entrambe nel medesimo istante. Si voltarono verso la costruzione in muratura che ospitava le scale e sopra la quale poggiava la cisterna d'acqua dell'edificio. E accanto a un piccolo tubo che correva alla base della parete, videro una borsa. Poteva essere caduta di mano a qualcuno, anche se a prima vista sembrava l'avessero lasciata lì di proposito. Chi poteva essere stato? Fu Ikuko a raccoglierla. Con un gridolino di sorpresa si precipitò in avanti e l'afferrò. «Hello Kitty!» disse. Era buio e si vedeva a fatica, ma alla debole luce dei lampioni sottostanti l'immagine della gattina era ben visibile. Si trattava di una dozzinale borsetta in vinile di un rosso squillante che nelle mani di Ikuko si deformò. La bambina le diede una sistemata, quindi cercò di aprire la zip per controllare che cosa contenesse. «Dammela», disse in tono brusco Yoshimi e gliela tolse prontamente di mano. Quando sua madre era ancora in buona salute, aveva l'abitudine di portare la nipote a passeggiare sulle colline intorno a Musashino. E non era raro che tornasse a casa con qualche oggetto raccattato in giro. Per una persona come lei, appartenente a un'altra generazione, era normale pensare che la gente non conoscesse più il valore delle cose e se ne liberasse troppo presto. Yoshimi lo accettava, tuttavia non poteva sopportare che la propria figlia rovistasse tra i rifiuti. Era stato spesso motivo di discussione con la madre. Yoshimi non si stancava mai di ripetere a Ikuko che non doveva raccogliere quello che non le apparteneva, di qualunque cosa si trattasse. Sua madre naturalmente non era d'accordo e ogni volta che le sentiva pronunciare queste parole con aria solenne, la rimproverava con una smorfia. Non essere così rigida. Ora che l'aveva tolta di mano alla figlia, Yoshimi non sapeva che cosa fare della borsa. Conteneva di sicuro qualcosa, era tutta bitorzoluta. Essendo una maniaca dell'igiene, Yoshimi non pensò nemmeno per un istante di aprirla.
La cosa migliore, decise, era di rivolgersi subito al portiere. Il suo ufficio si trovava al pian terreno. Il signor Camilla era rimasto vedovo molto tempo prima, da 10 anni, da quando cioè era andato in pensione dal suo precedente impiego presso una ditta di trasporti. Faceva il portiere in quel condominio. Nonostante il lavoro fosse mal pagato, l'alloggio era gratuito, quindi si trattava di una soluzione ideale per un uomo anziano che viveva solo. Non appena Yoshimi gli ebbe consegnato la borsa, lui l'aprì e ne rovesciò il contenuto sul bancone. Una tazza di plastica di un bel rosso brillante con lo stesso disegno della borsa. Una rana meccanica che, se caricata, muoveva le zampe. Un orsetto con tanto di salvagente. Erano chiaramente giocattoli per il bagnetto. I cucù si mise a strillare lungo una mano per afferrarli, ma la ritrasse subito quando la madre le lanciò un'occhiataccia. «È molto strano», mormorò il portiere. Quello che lo lasciava perplesso non era tanto che qualcuno avesse lasciato la borsa sul tetto, quanto la presenza di quei giocattoli nell'edificio. «Potrebbe affiggere un avviso per cercare di trovare il proprietario», suggerì Yoshimi. «Se il portiere avesse tenuto la borsa in bella mostra sul bancone, con un avviso, forse il proprietario l'avrebbe vista e si sarebbe fatto avanti per reclamarla». «Certo, ma la piccola Ikuko è l'unica bambina del palazzo. Non è vero, Ikuko?» Camilla si rivolse alla bambina perché confermasse le sue parole, ma lei era tutta intenta a fissare la borsa di Hello Kitty e la tazza rossa dal punto in cui si trovava, di fianco alla madre. Dalla sua espressione rapita era chiaro che in quel momento la sua attenzione era altrove. Moriva dalla voglia di mettere le mani sulla borsa e il suo contenuto. Quello sguardo bramoso fece arrabbiare Yoshimi al punto tale che afferrò la figlia per la spalla e la costrinse ad allontanarsi di qualche passo dal bancone. «Ha detto che una volta al secondo piano viveva un'altra famiglia», azzardò Yoshimi. «Ah, sì», rispose il signor Camilla alzando gli occhi, sorpreso. «E avevano una figlia di 5 o 6 anni, giusto?» «Giusto, ma stiamo parlando di circa 2 anni fa». 2 anni? Credevo che avesse detto che si erano trasferiti l'anno scorso». Il portiere si piegò in avanti e prese a grattarsi rumorosamente la caviglia. «Beh, sì, non se ne sono andati fino all'estate scorsa. Era esattamente questo che le aveva detto il portiere 3 mesi prima, quando si erano trasferite lì. La famiglia che viveva al secondo piano se n'era andata l'anno precedente in seguito a una qualche tragedia. Dovevano essere stati loro a lasciare la borsa sul tetto. Tuttavia, non sembrava che la borsa e gli oggetti di plastica al suo interno fossero rimasti esposti alle intemperie in un anno intero. Sulla borsa non c'era un granello di polvere né una macchiolina di sporco. Era nuova, fiammante, come appena uscita dal negozio. L'ipotesi che fosse rimasta sul tetto così a lungo era da scartare. «D'accordo, allora. La terrò per un po' sul balcone per vedere di trovare il proprietario». Quello del portiere era solo un tentativo di mettere fine alla conversazione. Dopotutto si trattava di una borsa da 2 soldi e non poteva fregargliene di meno di trovare il proprietario. Yoshimi però non si mosse, rimase in piedi di fronte al bancone. Si mise invece a giocherellare con i suoi ricci castani, chiedendosi se fosse o no il caso di dire quello che aveva in mente. «Se il proprietario non si fa vivo, Ikuko, potrai avere la borsa, ok?» suggerì il signor Camilla, sorridendo alla bambina. «No, non sarebbe giusto. Se il proprietario non salta fuori, la getti via, per favore». Yoshimi respinse la proposta con una risoluta scrollata di capo. Dopodiché lasciò la guardiola del portiere, spingendo Ikuko da dietro come per allontanarla da un oggetto contagioso. Mentre salivano con l'ascensore, Yoshimi non era tranquilla.
Non aveva chiesto della tragedia che sembrava aver colpito la famiglia che se n'era andata, perché non voleva dare l'impressione di essere una di quelle persone che amano chiacchierare delle disgrazie altrui. Ciononostante, non riusciva a togliersi dalla mente quel pensiero. Moriva dalla voglia di conoscere l'esatta natura della tragedia. Il giorno seguente era un lunedì. Quella mattina Yoshimi passò più tempo del solito a pettinarsi. Dal soggiorno proveniva la sigla di un programma televisivo per bambini. La musica le serviva da segnale orario. Aveva ancora molto tempo prima di uscire per andare al lavoro. Avrebbe accompagnato Ikuko all'asilo per le 9. Poi avrebbe preso l'autobus di fronte alla scuola e in 20 minuti sarebbe arrivata in ufficio a Shinbashi. Tempo ed energia necessari per andare al lavoro da lì non erano nulla in confronto alla scocciatura di fare avanti e indietro in treno, cui era costretta in precedenza. Era valsa la pena di trasferirsi solo per quello. Fossero rimaste a Musashino, non avrebbe potuto mandare Ikuko all'asilo e di sicuro non avrebbe potuto lavorare. Poteva sempre cercare un altro impiego, ma probabilmente non avrebbe mai trovato uno altrettanto buono. Oltre a consentirle di avere a che fare col mondo della carta stampata, una delle sue passioni, il posto di revisore presso una casa editrice, non la obbligava a fare straordinari né ad avere frequenti contatti con gli altri. Per di più, era ben pagata. Ikuko entrò nella stanza con un nastro rosa e chiese alla madre di legarle di nuovo i capelli. Il nodo che aveva appena fatto si era allentato e le trecce si erano sciolte, coprendole quasi le spalle. Mentre le sistemava i capelli, Yoshimi si stupì di come la figlia avesse inequivocabilmente ereditato i suoi geni. Era strano che non si fosse mai accorta di una cosa tanto ovvia. I loro volti riflessi nello specchio erano identici, gli stessi capelli castani, la stessa pelle chiara, le stesse lentiggini sotto gli occhi. Uno apparteneva a una donna sui 35 anni, l'altro a una bambina di quasi 6. Spaghetti. Una volta alle superiori un ragazzo se n'era uscito dicendo che con quei capelli sembrava che le avessero rovesciato in testa una ciotola di spaghetti. Allora odiava tutto di se stessa, i ricci naturali, il viso pieno di efelidi, il corpo ossuto. Quanti ragazzi le si erano dichiarati alle superiori? Non aveva mai pensato di contarli. Non riusciva proprio a capire che cosa trovassero in lei. Evidentemente i suoi canoni di bellezza erano del tutto diversi da quelli delle altre persone. Tutti non facevano che ripetere quanto fosse bello il suo viso minuto e lentigginoso, messo in risalto dai capelli castani, decisamente insoliti per un giapponese. Proprio non capiva. Quando si accorgevano della sua indifferenza, i ragazzi cominciavano a sfotterla per quegli stessi capelli ramati. C'erano un sacco di ragazze in grado di gestire meglio certe cose. Potevano dire ciò che volevano senza correre il rischio che si sparlasse alle loro spalle. Hiromi, una sua compagna delle medie, ne era un tipico esempio. Con i capelli di nuovo raccolti, Ikuko rivolse un rapido grazie non direttamente alla madre, bensì alla sua immagine riflessa nello specchio. Quindi si precipitò in soggiorno per continuare a guardare la televisione. Yoshimi non scorse nessuna traccia dell'ex marito nell'aspetto e nei modi della bambina. Una vera benedizione. Non aveva mai trovato nulla di piacevole nell'unione fisica tra un uomo e una donna. L'unico termine per descriverla era agonia. Eppure, al mondo si fa un gran parlare di sesso. Davvero non riusciva a spiegarselo. Era come se tra lei e gli altri ci fosse una barriera insormontabile. Si sentiva diversa in tutto, dal modo di concepire bellezza e bruttezza alla definizione di dolore e piacere. La sua visione del mondo e quella degli altri erano praticamente agli antipodi. Data la riluttanza della donna a soddisfare le sue esigenze, il marito di Yoshimi ricorreva spesso ai metodi fai da te,
gettando poi il fazzoletto di carta sotto il divano con noncuranza. Una volta un po' di liquido organico le era finito sulle dita, mentre la mattina successiva lei aveva inavvertitamente raccolto un fazzoletto appallottolato. Alla mente le si era affacciata l'immagine della stupida espressione di beatitudine dell'uomo e non era rimasto spazio per il desiderio di capire. In simili occasioni Yoshimi cominciava a tremare da capo a piedi per il disprezzo e la repulsione. La voce familiare di un'annunciatrice televisiva proveniente dal soggiorno la richiamò alla realtà, ricordandole che era ora di avviarsi. Ikuko spalancò la porta e corse verso l'ascensore per premere il pulsante giù, prima della madre. Una volta fuori dell'ascensore, per raggiungere l'entrata principale e lasciare l'edificio, dovettero per forza passare davanti alla guardiola del portiere. La borsetta rossa era sul bancone. Yoshimi e Ikuko la videro nello stesso istante. La borsa di Hello Kitty, che avevano trovato sul tetto la sera precedente, giaceva sul bancone con la zip chiusa e un biglietto diceva: oggetto smarrito. Chiunque abbia informazioni sul proprietario è pregato di rivolgersi al portiere Camiglia. Il portiere aveva seguito il suo consiglio. Per qualche ragione, però, Yoshimi riteneva poco probabile che saltasse fuori il proprietario. Invece di concedere una tregua dalla calura estiva, l'inizio di settembre vide un aumento vertiginoso delle temperature, che schizzarono a livelli record. Durante 3 giorni di caldo eccezionalmente intenso, la borsetta rosso fuoco con l'immagine della gattina rimase in bella mostra sul bancone nero, in portineria. Ogni volta che passava lì davanti, mattina e sera, e la vedeva, Yoshimi si scopriva vittima di un'inspiegabile ossessione. Il colore della borsa ricordava quello delle fiamme. Poi, come per dimostrare che la sua non era solo un'allucinazione, nel momento in cui l'oggetto fu tolto dal bancone, il caldo soffocante di quella tarda estate cominciò improvvisamente a scemare. Si era fatto vivo il proprietario? Oppure il portiere se n'era sbarazzato di propria iniziativa? Ormai non aveva importanza. Quella borsa non aveva più nulla a che fare con lei. Yoshimi aveva una nuova fonte di inquietudine. Il lavoro le stava causando una depressione. La sua casa editrice aveva accettato di pubblicare un nuovo romanzo di uno scrittore che amava infarcire le proprie opere di violenza. Yoshimi se ne ricordava fin troppo bene. Il capo le aveva consegnato le bozze quella mattina, non appena lei era arrivata in ufficio. Il suo compito era quello di trovare gli errori contenuti nel manoscritto. Per farlo, Yoshimi doveva leggere e rileggere attentamente l'intero romanzo. 6 anni prima, quando le avevano affidato la revisione di un altro romanzo dello stesso autore, si era trovata del tutto impreparata al trauma. Lo shock era stato tale da portarla sull'orlo dell'esaurimento nervoso. Le scene di violenza descritte nell'opera le erano penetrate in profondità, continuando a tormentarla sotto forma di incubi. Era arrivata a un passo da rivolgersi a uno psichiatra perché l'aiutasse a liberarsi degli effetti nocivi del romanzo. Aveva sofferto di debilitanti attacchi di nausea, di inappetenza, tanto che era dimagrita di quasi 4 kg. Spesso, poi, era incapace di distinguere l'illusione dalla realtà. Quando aveva protestato con l'editor, chiedendo come mai la casa editrice si occupasse di un autore simile, quello, un giovane su 25 anni, le aveva risposto con fare arrogante che non potevano lamentarsi. Le opere dello scrittore vendevano bene, punto e basta. Quell'osservazione le aveva ricordato ancora una volta quanto fosse alto il muro che la separava dal resto del mondo. Non riusciva a credere che la gente fosse disposta a sborsare fior di quattrini per leggere qualcosa di così disgustoso. La folla brulicante dall'altra parte del muro ragionava secondo principi completamente diversi dai suoi. Come se non bastasse,
L'anno seguente era inorridita quando, per puro caso, aveva scoperto il romanzo in questione, un'edizione economica di un'altra casa editrice, tra i libri del marito. Nel momento in cui i suoi occhi si erano posati sul volume, era stata sopraffatta da una sensazione simile al terrore, subito seguita dall'immagine mentale del marito immerso nelle cruente fantasie suscitate da quella lettura. Episodi simili erano serviti solo a rafforzare in lei la decisione di divorziare. Yoshimi rivide la borsa rossa di Hello Kitty il giorno seguente, sabato mattina. Questa volta la trovò inaspettatamente tra i rifiuti dei condomini. Era uscita a buttare la spazzatura. Aveva sollevato il coperchio del grosso bidone di polietilene. E la borsa era lì, incastrata tra due sacchi di plastica nera. Per un attimo era rimasta a fissarla, immobile. Non era difficile immaginare come fosse finita nell'immondizia. Il portiere l'aveva gettata via, convinto che non ci fosse nessuna possibilità di rintracciare il proprietario. Come se niente fosse, Yoshimi lasciò cadere il suo sacco pieno zeppo di rifiuti sopra la borsetta rossa e rimise il coperchio al bidone. Era tutto finito. Quelli della nettezza urbana avrebbero portato via la borsa sul loro camion, insieme con gli altri rifiuti incombustibili destinati a formare la base di una nuova isola di scarica. La prima domenica di settembre, Yoshimi e Ikuko si recarono a fare compere nel piccolo negozio di quartiere. Ora che la bella stagione volgeva al termine, il prezzo dei fuochi d'artificio era diminuito notevolmente. In effetti, era talmente basso che Yoshimi non poté dire di no alle richieste di Ikuko. Con la fine dell'estate, dagli scaffali del negozio sarebbero spariti anche quegli ultimi fuochi. Amante dell'estate com'era, Yoshimi non seppe resistere al loro richiamo. C'era qualcosa di toccante nella loro imminente scomparsa. Così, quando Ikuko le disse di voler giocare di nuovo con i fuochi quella sera, lei lo trovò del tutto naturale. Salirono sul tetto alla stessa ora della settimana precedente. Nell'istante in cui toccò la maniglia, Yoshimi ebbe un terribile presentimento. Un lampo rosso le attraversò la mente. Mentre apriva la porta, si sorprese a guardare istintivamente verso destra. Individuò subito il bersaglio, come se fin dall'inizio fosse stata sicura di trovarlo là. Un oggetto rosso spiccava contro il grigio scuro della superficie impermeabilizzata del tetto. Nonostante la visibilità fosse scarsa, proprio come la settimana precedente, quel rosso squillante riuscì a fendere l'oscurità e a catturare il suo sguardo. Oh. Yoshimi rimase a bocca aperta, completamente rigida, senza dire una parola indietreggiò, agitando disperatamente le mani dietro di sé, in cerca di Ikuko. La bambina però fu un lampo, piegandosi per schivare le braccia della madre, si precipitò in avanti verso la borsa di Hello Kitty, che si trovava nello stesso identico punto della settimana precedente. «Ferma!» La voce le tremò mentre richiamava la figlia. Non c'era modo di spiegare il terrore che si era impossessato di lei, proprio mentre Ikuko stava per raccogliere la borsa. Yoshimi la raggiunse e allontanò l'oggetto, facendolo rotolare sul cemento. L'immagine della gattina si deformò. Non c'erano dubbi, era la stessa borsa, quella di Hello Kitty che avevano trovato sul tetto la settimana precedente, quella che era rimasta sul bancone della guardiola del portiere. Per 3 giorni interi senza essere reclamata dal proprietario, e che era poi finita nel bidone di polietilene e col resto della spazzatura. Ora era lì, davanti a loro. Per nulla scoraggiata, Ikuko allungò di nuovo la mano per afferrarla. Yoshimi la colpì forte. «Quando dico no, è no!» Sentiva il cuore martellarle nel petto per la paura. Non voleva che la figlia toccasse quella cosa. Era la sua istintiva avversione per gli oggetti estranei. Ikuko fissò tristemente la borsa,
quindi guardò la madre. Alla fine si voltò di nuovo verso la borsa e scoppiò in lacrime. Tutta colpa dei fuochi artificiali. Yoshimi accarezzò le spalle della figlia e con un movimento circolare. Per consolarla, mentre rientravano e si chiudevano la porta alle spalle, per nulla al mondo avrebbe toccato quella borsa, nemmeno con un dito. Non voleva riportarla al portiere, così non voleva, come non voleva rimettere mai più piede sul tetto. Più di ogni altra cosa, voleva sapere come fosse stato possibile. La borsa era nel bidone di polietilene. Come diavolo era salita sul tetto? Le dolevano le tempie. Senza riflettere, aveva scelto l'espressione salita, come se la borsa fosse dotata di una vita propria. Una volta tornate nel loro appartamento, Yoshimi fece per mettere la catena alla porta, ma scoprì di non riuscire a controllare le mani. Le tremavano anche le gambe. Mentre cercava di togliersi i sandali, uno volò via e andò ad abbattere un paio di stivali di Ikuko. Lanciandole uno sguardo di rimprovero, la bambina rimise a posto i sandali e stivali. Era chiaro che desiderava da morire quella borsa. Yoshimi uscì per prima dalla vasca e cominciò ad asciugarsi. Sentiva una voce attutita della figlia provenire dal bagno. Ikuko sarebbe uscita solo dopo aver riposto i giocattoli che usava in acqua. Inoltre, le era stato insegnato che bisognava sempre togliere il tappo dopo un bagno. Con un asciugamano avvolto intorno al petto, Yoshimi prese un cartone di latte dal frigorifero in tinello e se ne versò un bicchiere. Era una sua abitudine, quella di bere un bicchiere di latte prima di coricarsi. L'aiutava a mantenere la regolarità intestinale. Finito il bicchiere di latte, Ikuko ancora non dava segno di voler uscire dal bagno. Yoshimi si piegò verso la porta. Stava per dire alla figlia di uscire quando la sentì parlare da sola. Purtroppo riuscì ad afferrare solo qualche frammento. «Ecco perché sto giocando tutta sola, ma... Orsetto... Ingiusto. Non è tuo. Mi...» Il mi attirò l'attenzione di Yoshimi. Doveva essere il nome di un amico di Ikuko. Per quanto ne sapeva, però, nessuno dei suoi amichetti dell'asilo o del quartiere di Musashino, dove vivevano un tempo, aveva un nome che cominciava per mi. Con chi diavolo stava immaginando di parlare Ikuko? Aveva un compagno di classe di nome Mikihiko, ma lo chiamava sempre per cognome. Yoshimi aprì la porta. Nella stanza da bagno c'erano una vasca e un gabinetto all'occidentale. Nella vasca color crema galleggiava un catino di plastica, al centro del quale un piccolo asciugamano fradicio si innalzava come una colonna. Ricordava una di quelle statue di Gizo che si vedevano ai lati delle strade, ma con la testa piegata di lato. Dopo aver inzuppato l'asciugamano, averlo strizzato, avergli dato quella forma, ora Ikuko gli stava parlando quasi avesse di fronte un compagno di giochi in carne ed ossa. Come una colonna, un sottile filo d'acqua congiungeva il rubinetto al liquido della vasca. Tutte le volte che il piccolo catino entrava in contatto con la colonna, si inclinava leggermente e cominciava a girare. «Ikuko, cosa stai facendo?» «Esci immediatamente!» Immersa nell'acqua, Ikuko dava la schiena alla porta. «Ma la mia amica piace tanto fare il bagno da sola. Non esce proprio mai!» Di nuovo, Yoshimi si chiese chi diavolo fosse questa amica. «Non importa, esce e basta!» le ordinò. Ikuko mise il catino nel lavabo e si alzò con uno sciabordio. Yoshimi la avvolse in un asciugamano e la strinse. Nonostante fosse rimasta in acqua così a lungo, le sue spalle erano stranamente fredde al tatto. Ikuko si addormentò sul suo futon, il libro illustrato che stava leggendo ancora aperto davanti. Yoshimi
Riflettesse restare alzata un po' a leggere. Alla fine decise di spegnere la luce e andare a letto. Si tirò il lenzuolo estivo sul petto e cadde subito addormentata. Dopo un paio d'ore si riscosse lentamente dal sonno. La sua mano non avvertiva più la calda e familiare presenza accanto a lei. Yoshimi si rotolò freneticamente da una parte all'altra. Fece scorrere la mano lungo il fianco, ma non sentì nulla. In un attimo fu completamente sveglia. Si tirò su per metà, tastò la superficie del futon dove dormiva Ikuko e si mise a gridare il nome della figlia. La minuscola lampada ai piedi del materasso bastò a rivelare che la piccola stanza era vuota. Ikuko non c'era. «Ikuko! Ikuko!» urlò. Era la prima volta che succedeva una cosa del genere. Ikuko aveva il sonno pesante. Una volta rannicchiatasi nel letto, dormiva profondamente sino al mattino, senza mai svegliarsi durante la notte. Solo di rado si alzava per andare al bagno. Dopo aver controllato il soggiorno in tinello, Yoshimi si diresse verso il bagno, ma la luce era spenta. Evidentemente Ikuko non era lì. Proprio allora udì un lieve scalpiccio provenire dal corridoio esterno. Yoshimi si precipitò verso la porta e vide che non era chiusa con la catena. Aveva dimenticato di metterla quando erano scese dal tetto, oppure era stata Ikuko a toglierla? Senza preoccuparsi di essere in vestaglia, uscì di corsa in corridoio. Udì il rumore dell'ascensore. Il vano si trovava a metà del corridoio. Rimase lì a guardare i numeri dei piani illuminarsi uno dopo l'altro. Quinto, sesto. Arrivato al settimo piano, l'ascensore si fermò. Era l'ultimo piano. Non ci viveva nessuno. Qualcuno però era appena sceso al settimo piano. Improvvisamente ebbe il sospetto che qualcuno fosse Ikuko. Un sospetto che nella sua mente si trasformò ben presto in certezza. Ikuko non riusciva a sopportare il pensiero della borsa rossa di Hello Kitty abbandonata là fuori sul tetto, concluse Yoshimi. Doveva desiderarla davvero molto. Allo stesso tempo però Ikuko sapeva bene che la madre non le avrebbe mai permesso di raccogliere qualcosa che un altro aveva gettato via. Ecco perché aveva atteso finché la madre non si era addormentata. E poi era salita sul tetto. A Yoshimi sembrava strano che la bambina avesse trovato il coraggio di vincere la paura del buio. Ciononostante, premette il pulsante dell'ascensore per richiamarlo. L'ascensore si rimise in movimento e scese dal settimo al quarto piano. Quando le porte si aprirono, Yoshimi si chiuse bene la vestaglia sul petto ed entrò. Premette il pulsante del settimo piano, ma contro ogni previsione l'ascensore prese a scendere dolcemente. Yoshimi indietreggiò di qualche passo fino ad appoggiare la schiena contro la parete e strinse i gomiti nel tentativo di coprirsi meglio il petto. Povera me, salirà senz'altro qualcun altro. Quel qualcuno, pensò, doveva aver chiamato l'ascensore da uno dei piani inferiori prima che lei premesse il pulsante. Chiunque fosse doveva trovarsi al primo piano. Di sicuro era un uomo che rincasava ubriaco, uno di quelli che vivevano da soli al quinto o sesto piano. Era già luna passata. L'orrore che si impadronì di lei all'idea di essere molestata da un ubriaco le fece odiare quell'angusto ascensore che non offriva via di scampo. I sette pulsanti bruciacchiati presero a illuminarsi uno dopo l'altro. Improvvisamente l'ascensore si bloccò. Yoshimi alzò gli occhi e guardò la fila di numeri indicanti i piani. Si erano fermati al secondo piano. Perché al secondo? Si tenne pronta. Non si era mai abituata a prendere l'ascensore a notte fonda. Era un'esperienza che metteva a dura prova i suoi nervi. Quando le porte si aprirono, vide che non c'era nessuno ad aspettare. Yoshimi trasalì, avanzò lentamente
e sbirciò fuori, guardando per ben due volte, prima a destra e poi a sinistra. Il corridoio buio e deserto sembrava estendersi all'infinito. Naturalmente non c'era nessuno. Allora, chi diavolo aveva chiamato l'ascensore? Le porte cominciarono a richiudersi. D'istinto, Yoshimi fece un passo indietro. Un secondo prima che le porte si richiudessero completamente, però, ebbe la sensazione che qualcosa fosse sgattaiolato nell'ascensore. Forse era solo la sua immaginazione, ma ad un tratto la temperatura in quello spazio angusto parve diminuire. Non era sola lì dentro, avvertiva una presenza. Sentiva il respiro di qualcuno sull'addome. Uno di quei respiri che nelle fredde giornate d'inverno si trasformano in nuvolette bianche. L'ascensore risalì, fermandosi al settimo piano. Raggiunto il pianerottolo delle scale che conducevano al tetto, Yoshimi accese le luci. I due tubi fluorescenti sul soffitto presero vita, tremolando. Incoraggiata dalla luce, Yoshimi salì a grandi balzi le scale. Spalancò la porta, lasciandola aperta, affinché la luce fluorescente inondasse anche il tetto. «Ikuko!» gridò. Per quanto strizzasse gli occhi, non riusciva a individuare da nessuna parte la figuretta che stava cercando. Guardò giù dal bordo occidentale del tetto, ma alla luce dei lampioni che fiancheggiavano la strada non vide nessuna macchia scura a indicare che si era consumata una tragedia. Sospirò di sollievo. Ikuko non aveva trovato la morte precipitando di sotto. Sugli altri lati dell'edificio, a nord, sud ed est, c'erano dei balconi che sporgevano dal settimo piano. Se anche Ikuko fosse caduta, le conseguenze non sarebbero state fatali. Dove diavolo era finita? Lo stomaco minacciava di salirle in gola. Chissà, magari Ikuko era da qualche parte nel loro appartamento. Era sperare troppo? Con la mente invasa da simili pensieri, si voltò a guardare l'uscita delle scale. La luce bianca fluorescente si riversava sul tetto. Lì sopra, sostenuta da una torretta di aste di ferro, c'era la cisterna color crema. Illuminato dal basso, quell'oggetto a forma di bara si stagliava contro il terzo cielo notturno. Tra le sue pareti veniva raccolta e conservata l'acqua che poi finiva nei vari appartamenti. Due oggetti simili a corde ondeggiavano all'ombra delle aste di ferro che sorreggevano la cisterna. Socchiudendo ancora di più le palpebre, Yoshimi riuscì a distinguere una piccola ombra intenta a giocare là sotto. Il fatto di vedere solo l'ombra, non l'oggetto a cui apparteneva, la lasciò un po' perplessa. Nella mente cominciò a prendere forma l'immagine di una bambina rannicchiata sotto la cisterna sospesa. «Ikuko, sei tu?» Non ci fu risposta. Per guardare là, là sopra, avrebbe dovuto salire la scala di alluminio infissa nel muro di cemento, arrampicandosi per quasi 2 metri. Normalmente, una persona con un fisico gracile come il suo avrebbe avuto non poche difficoltà a salire come un ragno su per quella parete. Eppure, Yoshimi lo fece, spinta dal desiderio disperato di dare un'occhiata lassù. Arrivata più o meno a metà della scalata, guardò in basso per vedere a che punto fosse. Vicino al solito tubo che correva lungo la parete, scorse un oggetto scuro. Era esattamente nello stesso punto della notte precedente, prima che lei lo allontanasse da Ikuko, facendolo rotolare via. La mente di Yoshimi cominciò a lavorare freneticamente, in preda alla confusione. Qualcosa non quadrava. Le sfuggiva un punto essenziale. «Non può essere Ikuko!» Mentre questa consapevolezza si faceva strada in lei, col piede destro quasi mancò il piolo. Non poteva essere Ikuko, la persona salita in ascensore fino al settimo piano. Sua figlia era troppo bassa per raggiungere il pulsante di quel piano. Un brivido le corse lungo...